Buonasera a tutti, 22 dicembre 2019, la Juventus perde ancora una volta con lo stesso punteggio contro la Lazio. Questa volta purtroppo c'era anche in palio un trofeo che è la Supercoppa Italiana giocata in Arabia Saudita e con me ho Michael Crisci. Ciao, buonasera a tutti. Oggi è stata una gran giornata, vorrei dire, perché se a Bergamo faranno le magliette Atalanta-Milan 5-0, io c'ero, io la comprerò perché io ci trovo. Ah, cioè, quindi, vabbè, non possiamo fare il processo al Milan perché non siamo live rossonera. Dovete farlo se avete voglia di farlo alla Juventus. Ragazzi. Cosa? Però io c'ero, vorrei dirlo, mi vanto di questa cosa. Sei vantato di aver visto una grande partita, quindi va Non ho bene. neanche visto, sono i boati, quindi. Abbiamo anche Dennis con noi che, come al solito, ci fa la regia. Io veramente non so come ringraziare perché da 3 mesi, grazie a lui, andiamo avanti e quindi grazie enorme a Dennis, Grazie a veramente. te, buonasera a tutti. Allora, Juve che... Posso dire una cosa? Secondo me la Juventus in campionato, quella che è andata a perdere all'Olimpico per 3-1, ha giocato una buonissima partita e non meritava, secondo me, quel punteggio. Almeno la partita si è messa in un certo modo per alcuni episodi un po' così, degli errori nostri, ma anche degli episodi un po' sfortunati, diciamo, ecco. Stasera ho sempre avuto l'impressione che giocassimo in maniera molto lenta, che non ci fossero le giuste distanze tra i tre reparti, l'intensità era quella che era e che siamo in grossa difficoltà fisica. Michael, hai avuto anche tu la stessa impressione oppure no? Io volevo partire soprattutto da un dato. Se noi andiamo a vedere le 8 Supercoppe italiane che abbiamo giocato in questi anni, nei primi 4 anni noi vinciamo la prima a Pechino, vinciamo la seconda 4-0 a Roma contro la Lazio. Con No, contro la Lazio, no, quella è Coppa Italia. un Tevez straordinario. Sì, no, perché deve essere. Sì, quella del 2-2. Cioè, Con noi la che entra a sì, sostituirlo. perdiamo i calci di rigore a Doha per una partita bellissima giocata al viso aperto. Poi vinciamo quella dopo a Pechino, quella per la prima volta di Pogba con la maglia numero 10. E andiamo a vedere le ultime 4. Perdiamo la Supercoppa di Doha, quella famosa di Suso che umilia Evra. Perché ricordate Allegri furioso, perché il giorno prima, per esempio, Dybala era andato a cammelli con la Cavalieri. Per dire Questo non me lo ricordo, sinceramente non me lo ricordavo. che erano andati lì, diciamo, con un atteggiamento di dire: vabbè, dobbiamo giocare questa partita. Perdiamo la partita nell'agosto del 2017, la prima partita ufficiale. 3-2 con De Sciglio che fa una festolina. Il gol di Murgia, lì facciamo 2 gol per miracolo e poi giustamente Lazio vince una partita che meritava di vincere. L'anno scorso ce lo ricordiamo come abbiamo vinto una partitaccia orribile. Tra l'altro, rischiamo anche un calcio di rigore per farlo su Conti in superiorità numerica. E ragazzi, prendiamo anche questa. È una partita che purtroppo non scalda più gli animi di questa squadra. Cioè, è una partita che non dà più stimoli. Sì, tu puoi dire la prima partita di Sarri, tu puoi dire l'anno scorso il primo trofeo di Ronaldo, puoi dire quel che vuoi, ma è una partita che da qualche anno a questa parte non scalda più i cuori di questa squadra. Non è una giustificazione. No, no, ma per carità, anzi, facciamo una cosa, così ci hanno detto anche nel nostro redazionale che dobbiamo essere cattivi. Allora, siamo cattivi perché No, questo? Allora, eretici onesti. dico sinceramente quello che penso, come lo pensavo anche contro la Samp. Riccardo, intanto. Sera. Ciao, Riccardo. Ciao. Sera. Come lo pensavo, nonostante la vittoria con l'Udinese, poi la Sampdoria. A me questo ridente non piace, lo vedo più come una roba, un po' come dire, un contentino che sta provando a dare a tutti quanti, perché il nostro centrocampo in questo momento è molto carente, soprattutto ho visto un Ramsey che è entrato e Abbiamo voglio dire, centrocampo? non mi sono nemmeno accorto che fosse entrato, Abbiamo sinceramente. veramente un centrocampo? Cioè, no, ma non sto scherzando. Ha sbagliato tutto lo sbagliabile appena entrato. Andiamo a fare la scansione di tutti i nostri 8 centrocampisti, ci voglio inserire anche Bernardeschi. Mettiamo subito Bernardeschi che ha smesso di giocare a calcio da un anno. Non fa neanche più che si sport faccia. Emre Can non vede l'ora di andarsene. Andiamo con ordine. Con Sarri non c'entra niente. Poi, Rabiot e Ramsey, che dobbiamo. Aspetta, non scatenarti adesso. Calma, calma. Date calma a me. Allora, a Partito Michael. causa di questo, tra virgolette, tridente pesante,
siamo costretti anche per riequilibrare il tutto a mettere De Sciglio. Oggi abbiamo visto De Sciglio che sinceramente io imbarazzante. Ho visto Lulic in campo e da lì Lulic che ti dribbla vuol dire che sei prossimo, non dico al ritiro, ma comunque sei incazzato quando uscito, ma renditi conto. Pensaci bene, vuol dire se ti fai superare da Lulic. E il secondo gol è più o meno la stessa cosa, però De Sciglio era uscito, abbiamo preso un gol. Sì, anche Alexandro, proprio prestazione più che rivedibile. Esattamente, esattamente. Detto questo, io non voglio, io, Fabio Villani, non ho voglia di fare i processi per una partita del quale, secondo me, gran parte dei nostri non gliene fregava nulla. Probabilmente a Sarri importava perché voleva vedere qualcosa invece e ha sbagliato anche lui alcune cose. Importava a tutti i suoi detrattori perché adesso avranno una bella base per 15 giorni, rottura di cazzo. Sì, infatti. Non parlo da sarrista, nel senso non voglio fare carità, ma anzi, ripeto, se tu mi dici, guarda che stiamo avendo dei problemi, secondo me è giusto dirlo, è giusto affrontare i problemi, come si dice, con la testa sopra, no? Se però dopo per 5 anni tu l'hai messa giù e all'improvviso ti metti a fare lo chef da ristorante per dire dov'è il bel gioco, dov'è sta cosa, dov'è l'altra, mi fa un po' ridere. Detto questo, i problemi ci sono, parliamo dei problemi. Secondo me abbiamo difeso molto male e non parlo specificatamente dei gol, parlo del fatto che secondo me la Lazio ha fatto la partita che voleva, non abbiamo trovato le contromisure e ad ogni ripartenza eravamo molto sbilanciati, molto. Ma è una questione di distanza tra i reparti. Voi come l'avete vista? Parlo della metà campo difensiva, della nostra produzione difensiva. Secondo le mezze ali erano più pronte, erano più riverse verso la appunto la fase offensiva, quindi non riuscivi a dare quell'equilibrio perché Matuidi lo trovavi largo a sinistra, alto. Bentancur stava un pelino più basso, ma comunque stava comunque in zone più offensive, e appena riprendevano palla facevano un lancio lungo sfruttando Milinkovic-Savic, la difesa andava in totale sofferenza. Sinceramente è difficile dare un giudizio perché alla fine quelli hai, capito? Proprio il livello, tolto Bentancur che secondo me è stato tolta l'espulsione finale, è stato il migliore in campo. Lo stesso Pjanic, cioè non ha fornito male. Una prestazione, era anche partito bene, ma cioè, no. È un giocatore troppo, troppo altalenante, ne parlavamo prima anche nel redazionale, cioè ti fa 5 partite buone e le altre 15 da 4. E te le fa ad altissimo livello, quindi esatto. Te le fa bene, te le fa veramente bene. Ma sono troppo rare. Purtroppo quando ha periodi di picchi importanti è come dire, fondamentale, quando invece non è più lineare alle volte risulta anche deleterio, purtroppo. E non sarà mai purtroppo quel top di continuità e quindi ci dobbiamo tenere così. Ecco, quindi in generale c'è stata questa proprio spaccatura tra le mezzali che stavano tutte davanti, Pjanic rimaneva da solo là in mezzo. E anche e i terzini, questo... anche i terzini no, non aiutavano. Ti ha inciso oppure no? Come? Ti ho sentito male. Questo modulo ha col tridente pesante ha inciso sul nostro andamento difensivo oppure no? Secondo me l'ha messo disperato con Bernardeschi. Sì, beh. Davanti facciamo molta fatica, abbiamo fatto anche oggi molta fatica. Ma secondo me, come dici, uno dei motivi principali è proprio Bernardeschi. Che Bernardeschi in questo momento non può proprio circolare, e quindi considerando che hai Ramsey e Douglas Costa che hanno 20 minuti al massimo, perché oggi l'ha fatto, cioè finché hai Ramsey e Douglas Costa in queste condizioni, con questo Bernardeschi qui, il tridente quasi è l'unica soluzione possibile per fare una partita decente, perché se avessi messo Bernardeschi avrebbe comunque fatto la solita partita e l'avresti distrutto totalmente, definitivamente. E in questo momento Bernardeschi evidentemente non può giocare in questa squadra, non ce la fa, e considerando la forma di Douglas Costa e Ramsey, lui è quasi costretto a mettere il tridente, cioè lo deve però fare anche qua, Vuol dire che comunque una piccola cosa, è stata una partita di facilissima lettura
perché praticamente i cambi sono stati, cioè i giocatori cambiati sono stati quelli peggiori, cioè quelli che ti dicono a togli Higuain, togli Matuidi, togli De Sciglio. Cioè, non ho sentito togli Pjanic, cioè, togli Alexandro, togli, che secondo me hanno giocato molto male anche loro, però Higuain, Matuidi e De Sciglio sono stati nettamente peggiori, era troppo facile vedere che fossero peggiori. Higuain ha fatto la classica partita della sua carriera in cui quando deve incidere è completamente fuori dal campo. Già da quanto ho capito, io non l'ho vista, però già da Genova Higuain ha cominciato a calare. Una gran partita contro l'Udinese, poi dopo Genova. Ma l'aveva detto Sarri, ha detto i giocatori non sono in forma, e quindi secondo me ha dovuto anche forzare qualche scelta, e secondo me Higuain è una di quelle. Avesse avuto un trequartista che stesse bene, o un giocatore con Douglas Costa o Ramsey o lo stesso Bernardeschi che stessero bene, li avrebbe messi in campo al posto di Higuain, secondo me. Ci hanno detto tutti quanti dovete essere cattivi, ma non... com'è che non siete cattivi? Scusate, se ne diventate dei Cavs pure voi. Te l'ho detto, abbiamo un centrocampo ritirante, più di così che ti devo dire, abbiamo un centrocampo ritirante, non abbiamo centrocampo praticamente, e poi le scelte sono state, effettivamente sono state le scelte sbagliate, De Sciglio è stata una scelta sbagliata, De Sciglio avresti messo Danilo Quadrato dall'inizio? De Sciglio ti fotte, perché a questo punto De Sciglio ti fotte, è un bravissimo ragazzo, ma è uno di quelli che magari ti azzecca una partita, te ne azzecca un'altra, magari fa panco un 6.5. Inizio a crederci. Finalmente l'abbiamo lo metti in campo e ti fa una partita del genere. E quindi non puoi farci nulla neanche lì. Che poi oggettivamente... Sarri ha sbagliato oggi, Sarri ha sbagliato tutto oggi, per carità. Non voglio stare qui a difendere Sarri, non me ne frega niente. Però bisogna anche cominciare a riflettere sulla reale consistenza di parte del materiale umano che abbiamo, perché sennò... Una cosa che non ho capito, per esempio, dopo delle prestazioni anche abbastanza convincenti, perché ha tolto Rabiot di nuovo e ha rimesso Matuidi? Anche, allora, io non voglio fare la bocca, veramente, io vorrei, se il problema fosse Sarri, io... Certo, qui si andava aspetta, a valutare le scelte, esattamente, no? Dire, liberiamoci di lui al più presto, facciamo magari l'altro, mettiamo nuovo, abbiamo risolto. Il problema, secondo me, è molto più complicato rispetto ai numeri, gol fatti, gol subiti. Mi dispiace dirlo, ma è molto monca questa squadra. Ma quello si... capisci dove si può... Capisci? Cioè, quando vai a sostituire, per dire, Cancelo con Danilo, pagandolo 37 milioni, che perché Danilo è un bravissimo ragazzo, fa le sue partite da 6, le fa anche lui, però capisci che fai downgrade generale imbarazzante. Questo poi si rispecchia in tutti gli altri settori del campo, ma questo da anni. Cioè, vai tutti il centrocampo ci troviamo quest'anno è frutto di errori e di una gestione che da anni va avanti in modo totalmente errato. Detto questo, è entrato Stefano da Pavia e spero che Stefano da Pavia sia più incazzato di noi, perché altrimenti ci becchiamo dei Cavs, siamo Cavs. Io non mi sento vita in generale, però non lo so. No, sono incazzato perché l'abbiamo perso da Pirla come 2 o 3 settimane fa. Cioè, secondo me, no. Oggi ci hanno proprio strameritato. Non c'è stato, secondo me hanno meritato, dai. Non c'è niente. Sì, però, come 2 settimane fa, ha meritato. Sì, ha meritato, però lì potevi almeno dire che per 30 minuti è stato superiore. Comunque, a livello di ritmo, li avevi tenuti fino alle c'è stato il rosso, mentre oggi non abbiamo mai avuto il controllo pieno sulla partita. No, ma cioè, per dire che non si è trovato un correttivo in 3 settimane per affrontare meglio questa Lazio, tutto qui. Questo ma il problema è che sbagli una volta, ma qual è il correttivo? Cioè, il problema è che non riesco a capire quale sia il correttivo oggi. Visto lo status mentale di salute fisico della Juventus, capisci? Posso andare io? Assolutamente. No, il problema principale, io l'ho scritto anche su Twitter, secondo me, non è tanto la fase difensiva che oggettivamente in alcune situazioni sono troppo, troppo molli. Poi Lulic fa il gol che da Lulic non ti aspetti e la mette sotto il 7, Bonucci all'ultimo secondo va fuori di un millimetro. Va bene. E Cataldi fa il gol che probabilmente non fa in tutta la vita, va bene, si è capito a un certo punto che doveva andare così e hai meritato di andare così.
Ma il problema principale, secondo me, è che davanti crei poco per giustificare una difesa così. Aggiungo, per difendere così, la difesa e il centrocampo e l'attacco devono stare in 30 metri. Questa stasera eri troppo lungo. Io ci sono state alcune situazioni in cui... Però aspetta Stefano, creiamo un dibattito. Sì, assolutamente. La soluzione per te è abbassarci di 30 metri e quindi no. Finire l'esperimento che si sta cercando no. Di fare. Cioè capisci dove voglio arrivare io? Per me bisogna arrivare alla big picture, la chiamo. Ovvero arrivare ad un certo punto della stagione in cui siamo pronti per fare quel calcio lì, perché l'abbiamo provato per mesi, mesi e mesi, e possiamo quindi iniziare a vedere un altro tipo di calcio che oggi non siamo in grado di esprimere. Se noi vogliamo ragionare giornata per giornata in base al risultato dell'Olimpico, quello di Arabia, oh, va bene. Ma sai cosa? Secondo me quello che non ha capito la maggior parte della gente è che non è dopo la sconfitta che poi allora si ritorna a fare come facevamo prima, che in alcuni anni è anche successo e ha fatto anche bene, perché io mi ricordo quando... ma fa bene nel breve periodo. Certo, io mi ricordo l'anno che siamo partiti, ma la febbre, capisci? Lui si riprende dalla febbre, se poi lui va di nuovo in giro a maniche nude e in bocca, certo. Si prende di nuovo la febbre. Certo. Il problema principale di adesso, secondo me, è che siamo in una condizione fisica non bella, in cui ci sono molti giocatori che non stanno bene, perché Pjanić c'è l'ombra di quello che abbiamo visto a inizio stagione. L'unico che sta reggendo il centrocampo adesso è Bentancur, che anche stasera ha fatto una partita monumentale, e che secondo me Sarri vorrebbe anche farlo giocare davanti a difesa, perché quando ha giocato davanti a difesa Bentancur ultimamente ha fatto anche meglio rispetto a Pjanić. Il problema è che poi non ha mezzali da mettere, cioè è una coperta, è la storia della coperta corta, lo metti di qua, si tira di là, poi mettici anche Bentancur è migliorato tantissimo a livello tecnico, tantissimo, e nella progressione, ma soprattutto progressione, quello che fa impressione secondo me di Bentancur è la personalità con cui gioca le palle, perché io poi non voglio dar conto di Sciglio che ha sbagliato sul gol, primo gol, come hanno sbagliato tanti altri. Io quando vedo bravi giocatori come De Sciglio dico proprio che secondo me non hanno la personalità, perché gli arriva la palla e cosa fa? La spazza. Va bene, cioè poi magari prendi gol stupido come a Genova di Alessandro che non la spazza e allora abbiamo paura, la spazziamo su. Ma la soluzione per arrivare in fondo a tutto questo non è quella ti arriva la palla e spazza, perché sennò siamo come prima. Io ho visto anche Cuadrado quando è entrato che metteva dei cross che facevamo anche l'anno scorso, cioè retaggi dell'anno scorso, sì. Nel senso cross dal limite dell'area che magari c'hai mani era sul finale, era sul finale quando ormai Douglas uguale, cioè, c'hai magari i due stangoni in mezzo, il manzo qui c'è la situazione, l'Higuain della situazione, Ronaldo della situazione, te la prendono anche, ma sono palle adesso in questa situazione, sono palle buttate oggettivamente. Cioè si sbaglia tanto anche tecnicamente, poi certo. Mettici la gente che è entrata male, perché Ramsey sembra l'ombra di se stesso oggettivamente, anche se Higuain stava giocando male, perché Higuain oggi ha giocato molto male, e entra Ramsey è entrato quello che soffre di più queste partite, queste prestazioni, quello più critico di tutti noi, Francesco. Allora l'ultimo casino delict. Dato che qui stiamo facendo tutti i Cavs, allora dai sì. Tu la giusta critica. Cosa non ti è piaciuto? Cosa abbiamo sbagliato? Cosa non va? Vai! Ok, allora no, io volevo in primis dire che nel pre-partita su altre cose Stefano ha detto una cosa che secondo me va ribadita, ovvero quando uno cambia idea, vuol dire che le cose le sta guardando. Quando uno non cambia idea vuol dire che non le sta guardando. E secondo me questa cosa è importantissima. Agli alti e bassi che hanno le nostre critiche o i nostri elogi rispetto alla Juve di Sarri. Perché la Juve di Sarri è un... Higuain alla seconda partita ha detto che è stata una montagna russa, e la Juve di Sarri si dimostra una montagna russa. Una montagna russa che alterna, come tutte le montagne russe, chiaramente alti e bassi, troppo evidenti e troppo netti. È una montagna russa che è imprevedibile, perché se all'inizio della stagione, o meglio no, dopo l'Inter, diciamo dopo l'Atletico, ciò che ripetevamo sempre con convinzione, che probabilmente era giusto, era che le grandi partite si affrontavano con il giusto atteggiamento, da qualche partita a questa parte vedi
la Lazio, che comunque era una grande partita, lo sapevamo, e vedi questa finale, le partite non le abbiamo, anche le grandi partite non le abbiamo affrontate con tutto questo atteggiamento non propositivo ma concentrato, ecco, questa concentrazione che abbiamo visto in altre partite e questa applicazione. Ciò che non mi è piaciuto, non sei d'accordo? Bisogna capire cosa è successo dopo San Siro. Scusa, tu non vedi, non vedi, adesso sai cosa è successo? Che le gambe non girano più come giravano prima. Se tu credi, io credo infatti che ci sia il problema di atteggiamento, io ce lo vedo tanto, del fatto che si gioca sempre solo un tempo, e questa è una cosa che io vedo sempre, sinceramente. Ma non è mai stata continua, nemmeno, se vogliamo, a San Siro, nemmeno col Napoli. Sì, e infatti io ho detto... Il processo di crescita di questo tipo, non essere... Per me è la cosa più normale e sensata. Cioè, anzi, te la butto in maniera proprio diversa. Sono stupito che sia in testa a 42 punti. Io mi aspettavo molti più passi falsi. Probabilmente mi aspettavo un tipo di passo falso diverso, tipo dei 3-3 che non ti aspetti. Il nostro problema più grande... Stava arrivando. Ma mica tanto. Il nostro problema è che non segna. Quello è il problema. Posso dire una cosa, Fabio, che sostiene la tua tesi, che hai detto prima, di San Siro? È che, allora, parliamo di tattica, dato che ne parlano tutti, proviamoci anche noi. No, sono cazzato. Che sono cazzate. Allora, a San Siro giocavi contro una squadra che giocava 3-5-2. Sì. Sbaglio? Ok. Sì. Con la Lazio hai fatto due partite contro una squadra che fa 3-5-2 puro. Perché a San Siro riuscivi a coprire meglio il campo, soprattutto sugli esterni, e in queste due partite non ce l'hai fatto? Perché se guardate, la Lazio usciva sempre dando la palla a Lazzari e a Lulic dal portiere, con le mezzali che non riuscivano ad arrivare in tempo, perché... Non è facile coprire tutto il campo contro una squadra che gioca così. Lo fai se stai come stavi quando era San Siro. Lì l'hai coperto davvero bene il campo. Adesso probabilmente non ne hai. E quindi, secondo me, Sarri ha sbagliato. L'unico sbaglio che ha fatto è che magari doveva mettersi, non coprirsi, però giocare più sulle fasce e andare meno centralmente, perché la Lazio ti aspettava lì. L'ha dimostrato 3 settimane fa, quelle che sono, e l'ha fatto oggi. È quello il problema principale delle due sconfitte. Il problema principale delle due sconfitte, secondo me, ora la prima l'ho rivista, questa no. Il problema principale delle due sconfitte è che il rapporto tra ciò che hai creato e ciò che ti... Se, probabilmente l'avete anche detto, mi scuso. Ciò che hai creato e ciò che ti sei permesso di subire... Questo assolutamente. È troppo basso. Cioè, il rapporto... Se tu fai come alla fine veramente faceva il Napoli Sarri, che ogni azione era un potenziale gol e ogni altra azione era un potenziale gol preso, un rapporto 1-1, devi fare un gol in più. E speriamo che la partita la porti a casa. Nel momento in cui c'è cioè il rapporto è diverso rispetto a gol potenziale e a gol potenzialmente preso. Però sai qual è? Questo è pericoloso, è molto pericoloso. Aspetta. E questo è quello che fa più rabbia a me, tra virgolette, e che mi manda meno al manicomio dell'anno scorso da questo punto di vista. Però è che Sarri questi errori li conosce. Cioè, lui ha detto, l'ha detto, non ricordo in quale conferenza stampa, ma secondo me quella con la Sampdoria. No, non so se ti riferisci al fatto che prendiamo gol quando siamo bassi. Questa è una grandissima verità, è una cosa che abbiamo visto tutti, e quello per cui io mi arrabbio, e come dicevo anche in pre-live su una cosa di De Ligt che non è stata capita, è che quei problemi bisogna risolverli, ma non bisogna accettarli, ragione. Quello è il mio discorso. Certo che bisogna ragione. Il problema è che la domanda chiave, secondo me, è una e una sola: ma quella che tu hai visto in campo stasera, modulo, formazione, interpreti, e la Juve che è in testa Sarri? Fabio, allora la Juve che è in testa Sarri non so quale possa essere, scusa. Probabilmente è quella con quella con la scosta. Al posto di? Beh, uno tra Higuain e Dybala, credo Higuain. Al posto di Higuain. Ma non è Higuain il problema. No, cioè, certo che non è quello il problema. Non è Higuain il problema. Il punto è un altro. Noi stiamo parlando da mesi di una squadra che
non ha i suoi uomini in forma, ed è un fatto. I nuovi acquisti praticamente non si sono mai visti, tranne De Ligt, che è stato gioco forza messo in campo da subito perché si è fatto male Chiellini, altrimenti probabilmente non ci sarebbe stato un questo però tolti i problemi fisici di Ramsey, che veramente in test dei nuovi è stato infortunato per due partite, ragazzi, me lo crocifiggete, viene ha saltato due partite, viene da un anno in cui non gioca assolutamente, però sei preso Ramsey che già è un injury prone. Aspetta però, perché dirò una stupidaggine, ma perché Rabiot non gli è stata data continuità anche oggi? È quello che ho detto prima. Perché? Perché lui ritiene con questo modulo, soprattutto a maggior ragione con questo modulo, Matuidi fondamentale. È molto semplice. È così. Per lui Matuidi che corre in mezzo. È una mezza verità questa, perché Rabiot a Genova, secondo me, ha giocato bene, ma non Bentancur. La sopprestazione di aspetto, ragazzi, ma se quello è giocare bene e Fabio, tu devi sempre capire chi c'hai dall'altra parte. Diciamo sempre la stessa cosa. Ramsey non è un fenomeno, però c'è Bernardeschi, quindi Ramsey assomiglia a David Silva. Ma l'hai visto Ramsey oggi? Ma capisci? No, però se mettevi Bernardeschi sarebbe stato peggio. No, ma lì quello è il problema. Lì secondo me è proprio sbagliato tagliare Higuaín. Il problema è quello, l'ho detto. La squadra. Ah no, io ho detto che secondo me andava messo Douglas dall'inizio. Cioè, scusami, dall'inizio. Non lo so neanche. Però anche Douglas non è entrato convinto, male. Non sono convinto sia stata quella la mossa che ci faceva... Non lo sa nessuno. No. Io... probabilmente avrei messo Rabiot davvero, perché ripeto, secondo me ha fatto l'hai anche partita detto al secondo tempo, all'inizio secondo tempo a Genova ha fatto una buona partita, ma a parte la pulizia di gioco che ha rispetto ovviamente a Matuidi, che ha altre qualità, è uno anche secondo me che essendo alto 1,90 punto di vista offensivo, sui contrasti fisici magari andando a contatto con Milinkovic poteva prendere qualche più palla di testa, quando la buttavano su e si appoggiavano su Milinkovic c'era sempre loro oggettivamente. Esatto. Ma sui due davanti io devo dire la verità, nel primo tempo, scusate, cambio un attimo il discorso, nel primo tempo io ho visto comunque un buon Ronaldo e un buon Dybala, nel senso che assieme avevano anche fatto delle buone giocate, sono spariti in maniera anche quasi strana nel secondo tempo, nel senso che non è che la Lazio abbia mutato, il secondo tempo è stato a ritmi più bassi, sono più proprio tranquille dalla partita. Uno ha avuto un tiro, Ronaldo da fuori, però un tiro da fermo, e Dybala un colpo di testa, ma sono completamente usciti dalla partita. E quindi secondo me anche lì hai abbassato i ritmi e poteva anche andarti bene come cosa, perché poi facevi girare bene la palla. Il problema è che poi, cercando sempre di andare centralmente, loro ti chiudevano bene, erano sulle linee di passaggio, e quindi tu facevi fatica a sfondare centralmente. Poi cosa si faceva? Si creava il ribaltamento di fronte, su cui tu purtroppo, come a Roma, non eri ben preparato. Oggettivamente sulle seconde palle arrivavano sempre prima loro, e uno dei tanti principi di gioco, ma come di Sarri e di Guardiola, sul recupero palla alto ci deve arrivare prima tu, cioè ci deve arrivare prima tu. A proposito giusto perché io non sono vendicativo, lo facciamo una pausa a Simone Inzaghi, dai, ha ragione, mutiamolo. Grossi meriti alla Lazio, assolutamente, a Dignitare, che ha fatto una squadra funzionale nel corso degli anni, e che quindi ti fa capire, cioè, perché la rosa della Lazio pagata meno di 100 milioni quelle, no, ma adesso a parte scherzi, questo è vero, ha ragione Fabio. La rosa della Lazio è la stessa praticamente dello scorso anno. La Lazio ha fatto un brutto campionato uguale, credo, proprio
assolutamente uguale. Ha preso Lazzari. Ma questo vale per qualunque allenatore, che ci vuole del tempo e ci vuole la pazienza per aspettare anche un, tra virgolette, processo di crescita. Assolutamente. È così. Beh, ma Fabio, ma se parliamo della malafede, dai, adesso poi io non voglio aprire il discorso. Il punto è sempre questo. Se dobbiamo stare ogni domenica a screare perché abbiamo perso una partita, come se capitasse tutte le domeniche, non mi pare che è la seconda. Non sto parlando di te. Sto dicendo se perdiamo una partita, dobbiamo cambiare 7 titolari perché abbiamo perso la partita. Cambiamo modo di giocare perché abbiamo perso la partita. Allora, va benissimo. Viviamo la giornata. Probabilmente vinceremo questo campionato, perché per me lo vinceremo comunque, però avremo più facilità nel vincere i campionati. Oh, poi però non venite a rompere i coglioni, scusate il francesismo, a maggio, quando sono 20 anni che non la alzi. Perché, guardate, secondo me questo centrocampo alzarla, l'alziamo. Ma intanto tu cerchi di installare un modo di giocare. E magari... ma gli devi comprare un paio di centrocampisti. Perché a gennaio è molto difficile. Voglio sperare che sia così. Ma sai cosa? Purtroppo il nostro Giovanni, il Cunaghero, su Twitter si chiama così, ha giustamente detto: ma finalmente faremo un mercato sulle esigenze. E tu come hai risposto? Io ho risposto no, sulle esigenze dell'allenatore. Ma io da questo punto di vista do anche fiducia a Paratici, perché anche per lui sarà stato molto difficile. Ma Fabio non l'ha fatto 5 anni con Allegri. Ma infatti non l'hanno fatto mai con Allegri. Qual era l'identità del calcio? Aspetta, calma. Stiamo calmi. Allora, stiamo molto calmi. Molto calmi. Perché qua dobbiamo aprire un discorso molto grande. Allora, Allegri ha fatto anni a chiedere sto benedetto trequartista, e trequartista non gliel'hanno mai preso. Poi che Allegri faceva un giocatore, non voglio tirare in ballo alto, però gli serviva una determinata cosa, non gliel'hanno mai presa. Gli hanno venduto Vidal, gli hanno venduto Pogba, gli hanno venduto questo, gli hanno venduto quello. Se ti dico che Vidal, non dico che ce l'ha spedito lui, ma quasi, dico una minchiata. No, ma ho capito, nel senso che non hanno mai trovato dei sostituti all'altezza. Oggettivamente il centrocampo della Juve non è all'altezza delle big europee. Ragazzi, voglio bene, ma devo andare. Ciao. Detto questo, io, ma non per fare l'avvocato difensore di qualcuno, io dico, dato che questa dirigenza, tra virgolette nuova, perché Paratici si ritrova a fare il ruolo che era di Marotta, e Sarri si stanno conoscendo, diamo tempo di conoscersi, ma diamo tempo di, come dire, decidere le strategie, perché in un'estate così io mi rifiuto di credere che sia... Ma sai qual è il problema? Che il tifoso della Juve è così. Io non ero su Twitter. Mi ricordo quando abbiamo perso la prima Supercoppa con Allegri, l'anno che arrivò con il Napoli di Benitez, i tifosi sclerare con un allenatore che era appena arrivato. Ed era sbagliatissimo farlo con Allegri. Ma certo che era sbagliato. Come è sbagliato farlo adesso? Ma sai qual è farlo adesso? Il problema è che il tifoso della Juve non ha... Allora, ai tempi si diceva, con Conte le Supercoppe le vincevamo, bla bla bla. Poi siamo arrivati in finale di Champions. E diamo il merito ad Allegri quell'anno lì. Quindi caro Francesco, ti devi mettere il cuore in pace per quest'anno. Devi incazzarti di più, magari. No, non è... Guarda... Io il cuore in pace ce l'ho, è solo che io sono uno che quando crede, sta suonando sotto casa. Io credo che nel momento in cui vedo un errore, credo, perché io non sono nessuno per vedere un errore, ma quindi credo di vedere un errore. Non è che sto là e dico ci vuole tempo, perché io non so dirlo, ma che Sarri va in conferenza e mette sul piatto il motivo per cui hai perso oggi e hai perso quando era, e per cui ho subito tanti gol, io mi chiedo
come fa a non risolvere il problema? Perché il problema non è Alessandro, che come ha detto qualcuno anche sul redazionale durante la partita, a un certo punto gli prende l'allegrite e butta la palla avanti. Quello è un problema, quello è un problema che dico ci vuole tempo, perché là Alessandro gli deve entrare dentro il cervello chiaramente per risolvergli quel problema. Ma una difesa che quando è in area è proprio allo sbaraglio, quello ci vuole tempo, e ti dico sì, però i miglioramenti, gli aggiustamenti non si vedono minimamente. Ma perché? Perché hai iniziato un lavoro da 5 mesi, dopo 5 anni che fai un'altra cosa. Perché ma sì, ma la difesa, sì, ma la difesa... No, perdonatemi, quel lavoro lì... Aspetta, volevo dire una cosa, finisco. Non l'ha potuto nemmeno iniziare perché ha cambiato 3 moduli in 4 mesi. Quindi... Ma questa non è una giustificazione, è un'aggravante, scusa. È un'aggravante non per Sarri, però, perdonami. Ma sai cosa? Lui ci aveva provato. Non sento Cardiff, niente, una alla volta. L'anno dopo Berlino, lui ci ha provato a iniziare così. Ha preso 3-4 sberle e ci siamo rimessi con la difesa 3. Al 3-5-2, sì. Esatto. Poi, ripeto, è andata bene perché ha vinto il campionato, eccetera, eccetera. In Champions è uscito male. Cioè, sei stato sfortunato quell'anno lì, però sei andato là a fare difesa contropiede oggettivamente, cioè non hai costruito niente quell'anno lì. Poi l'anno dopo hai completamente ribaltato e fatto un'altra cosa. Qua bisognerebbe iniziare una cosa, portarla avanti un anno, due anni, ed è quello, provi sì. L'anno dopo sempre per 5-2. Detto, no, a me non mi fa girare le palle, cioè sì, me le fa girare. Cambiato, vabbè. Sì, sì. Mi si dirà che non conta nulla, quello che mi fa girare un po' i cosiddetti e vedere il tweet di Napoli Can scrivere Juve per gol. Vabbè, ma sta ancora ricoverato, dai, dai. Giustificato. Se tu dai importanza a quello, cioè. Sarebbe pure qualcuno che conticchia, magari no, però fa parte della famiglia. Okay, ma sai qual è? Ma io mi ricordo, adesso ripeto, su Twitter magari nel 2015 c'era poche persone qua dentro, c'eri tu sicuramente già nel 2015, probabilmente a dicembre 2015 c'era gente che invocava ancora Antonio Conte, grande condottiero, eccetera, eccetera. Poi ci sono fatti, secondo me, 3 anni belli con Allegri, gli ultimi 2 un po' meno, e stop. Adesso leggeremo le persone che richiedono Allegri, torna... A me delle persone... Magari... Allora, tutto qua. Dico questa cosa e ci chiudiamo perché abbiamo fatto 40 minuti. Sì, a te importa, però proprio quelle quelle persone, non dire il contrario. Scusami, però era l'unica valenza di questa partita. Esatto, a te importa solo di quelli, non importa... Allora, diciamolo. Se il tizio sotto casa, che sta nel bar, mi dice guarda dobbiamo far fuori adesso Sarri perché non se ne può più, Sarri out, me lo dice proprio così sparato viso a viso, io dico, anche l'hashtag con le dita anche l'hashtag tipo Diego Fiani propaganda live, no? Esatto. Mi ci metto a parlare, la prendiamo sul ridere, bene. Se però io non voglio discutere il diritto di critica, anzi il diritto di critica, ma se per 5 anni sei stato zitto, hai fatto quasi da ufficio stampa chi c'era prima, e dopo 5 anni, appena viene uno nuovo, appena è fischiato l'arbitro 3 fischi, no? Tu premi invio per fare quel tweet e mandarlo in giro per il mondo, e beh, mi viene da pensare male. Però Fabio, ha ragione per quello che ha detto. Allora è furbo. Allora, è furbo lui e noi dobbiamo stare... No, è in malafede. Malafede, te la prendi comunque dove non batti il sole, allora, sei in malafede, cioè, secondo sei sempre zitto. Se devi criticare sempre, altrimenti no, altrimenti fai lo cioè, devi essere come me, dici, se sei come me va bene. Ti ripeto, io ti posso trovare 1000 difetti della Juve di stasera, ed è giusto trovarlo. Certo. Ma chiaramente ho criticato anche chi c'era prima e chi c'era prima. Ora parlo. Se tu lo fai a piacimento perché devi no, posso dare un rapporto d'amicizia, allora non va meno bene. Posso fatto il nome di uno che fa, cioè davvero, io lo seguo perché mi segue, e leggo davvero, noi possiamo perdere anche 7-0, lui scrive quella, Paolo Rossi,
ex è lui, però davvero è una coerenza pazzesca, perché lui scrive sempre, cioè nel senso, si perde, si vince con Allegri, Sarri, Conte, mio zio, lo zio di Fabio e così. Lui scrive sempre la stessa cosa, cioè, ma qual è coerenza? Poi ci sono altre persone con pochi capelli in testa che fanno altre cose, però questi sono altri discorsi. Ma sta qua fino a mattina. Natale. C'è su Tizio, su Caio. Il problema, se si fa, tra virgolette, il mestiere di giornalista e di critico, tu tutte le domeniche fai un editoriale e tu metti sul tavolo dati, opinioni, critiche, tutto quello che vuoi. Se però lo fai un giorno sì, tre giorni no, e dopo quattro giorni ritorni. No, ma a maggior ragione prima esaltavi quello che adesso critichi, capito? Non è proprio una gran cosa. Va bene. Detto questo, ragazzi, è l'ultima puntata in differita di sempre. Perché dal 4 gennaio abbiamo la facoltà di tornare in live. Poi ci bannano ancora. Va benissimo così. Detto questo, mio compleanno tra l'altro, permettetemi di ringraziare chiunque ci abbia ascoltato, commentato, messo like a questo tipo di puntate, perché sono stati tre mesi molto complicati per noi, e quindi di cuore vi ringrazio. No, a parte gli scherzi, è vero, sono stati, cioè, comunque è in difetto, più complicato, molto più complicato, e soprattutto ci è mancato tantissimo leggervi mentre interazione è fondamentale, quindi un grazie di cuore, un buon Natale di cuore a voi e alle vostre famiglie. Cerchiamo di ritornare nel 2020 con uno spirito diverso, più forte di prima, con la vostra interazione. Detto questo, saluto Riccardo. Buonasera a tutti, buon Natale. Michael, se n'è andato, quindi saluto Stefano. Buone feste e forza Juve. E saluto... Dove lo passi Natale, Francesco? Ai Parioli? No, magari. A Cortina. Va bene, buon Natale a tutti voi. Ci sentiamo nel 2020. Ciao. Ciao.